Buona visione da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia. Salve gentili telespettatori, nuova puntata di Fatti e Dintorni. Parliamo, come di consueto da qualche settimana, ancora di Battipaglia. Quest'oggi sono nostri ospiti due rappresentanti del Forum dei Giovani e nello specifico Salvatore Iannone, che è consigliere del Forum dei Giovani di Battipaglia, e il presidente del Forum dei Giovani, Nicola Paladino. Salve. E poi c'è Piero Rocco, che oramai è il nostro ospite fisso, che tutti conoscete bene perché è la parte storica del giornalismo di Battipaglia. Io ogni tanto lo ricordo, ma lui non fa molto piacere, perché poi ci ricordiamo che sia lui che io stiamo invecchiando. Abbiamo fatto una parentesi giusto per stemperare gli anni. Allora, entriamo subito nel vivo. Chi vuole? Il consigliere prima o il presidente? Uguale. Allora, il consigliere. Ecco, spieghiamo brevemente di che si tratta del Forum dei Giovani, perché voi siete stati eletti già da qualche mese, sicuramente siete entrati nel vivo delle attività, e allora abbiamo qualche breve infarinatura e poi passiamo alle iniziative, vediamo anche con il presidente cosa c'è di buono, cosa c'è da migliorare. Prego. Allora, quindi qualche pillola. Noi le elezioni si sono tenute domenica 10 luglio. Ci siamo insediati il 13 luglio e quindi diciamo sono diversi mesi che comunque la nostra attività come Forum Giovani va avanti. Però nello specifico che cos'è il Forum dei Giovani e di che cosa si occupa? Sì. Il Forum dei Giovani è un organismo consultivo e partecipativo delle politiche giovanili che ha prettamente carattere elettivo. Ciò vuol dire che chiaramente siamo stati sia io che Nicola eletti e votati dai ragazzi in una fascia d'età compresa tra i 16 e i 34 anni, che sì, diciamo è questa l'indicazione che la regione ci dà per diciamo definire i giovani, tant'è che è istituito a livello regionale con legge regionale 26 del 2016 appunto il forum regionale, che ci ha dato il kit che l'amministrazione francese ha utilizzato per creare proprio il regolamento del Forum dei Giovani. Noi come città Battipaglia non abbiamo una tradizione lunga di forum. La provincia di Salerno in generale sì. Ad esempio i comuni limitrofi hanno avuto e hanno tuttora il forum da diversi anni. A noi mancava da 10 anni, l'ultimo forum operativo risale circa al 2011. C'è stata una vacazio, perché nel 2014 è stato diciamo eletto ma non proclamato, perché per delle situazioni anche spiacevoli che si erano verificate. Dopo quel periodo di tempo non c'è stato più il forum, anche per la travagliata storia amministrativo-politica, sì, che ha vissuto il comune, diciamo, per certo, commissario e quant'altro. In generale noi ci occupiamo di tutto ciò che riguarda il mondo giovanile, quindi portiamo avanti gli interessi, siamo 18 consiglieri più il presidente Nicola e siamo divisi in tre commissioni di lavoro, tre tavoli, sì, di lavoro. Io faccio parte del tavolo cultura, sport, eventi, associazionismo, tempo libero, poi c'è il tavolo lavoro e occupazione giovanile e poi c'è il tavolo politiche sociali, migrazione, eccetera. Quindi sono queste tre macro aree di lavoro. Il forum non si occupa solo di manifestazioni, eventi ludici, così, ma anche di cose più importanti. È vero, saranno importanti entrambi tutti gli argomenti che voi trattate, ma addirittura di lavoro, quindi sì, anche un aiuto per i ragazzi, per le nuove generazioni, possiamo dire. Certo, io oltre che far parte del Forum dei Giovani di Battipaglia sono anche nella commissione del Forum Regionale dei Giovani, Politiche Giovanili di Salerno. Tema appunto di questa commissione è stato proprio il lavoro e l'occupazione giovanile. Oltretutto a noi viene data la possibilità di fare anche un'audizione, di presentare un'audizione in consiglio regionale
Stiamo adesso avviando i lavori perché abbiamo iniziato con l'anno nuovo invece questa commissione, perché ogni anno le commissioni del forum regionale si rinnovano e stiamo avviando una programmazione. Il tema scelto è stato proprio quello del lavoro e dell'occupazione. In particolare non riguarda tanto Battipaglia, però comunque riguarda la provincia, il problema delle aree interne, la desertificazione delle aree interne, l'abbandono, lo spopolamento, che è un problema che vive anche Battipaglia. I giovani che insomma emigrano verso il nord o addirittura verso l'estero, sia per motivi di studio che per motivi di lavoro, poi lì rimangono, insomma. Presidente, prima a telecamere spente, magari accenniamo anche questo, ci state raccontando di questo sportello dell'Informa Giovane. Sì. Raccontiamo insomma sia di questo Informa Giovane, anche delle iniziative, se ci sono, future, dei rapporti con l'amministrazione comunale, cosa c'è da migliorare? Sì, allora, lo sportello Informa Giovani è stata una richiesta nel corso del tempo fatta da quello che è il tavolo al lavoro del Forum dei Giovani. È stato preso ad esempio anche in altre città e c'era l'idea iniziale di creare uno sportello all'interno dell'ente che potesse soddisfare quelle che sono le richieste e le istanze dei giovani. Molti giovani oggi non sono seguiti, hanno molte domande sia in tema lavorativo che in tema universitario e molto spesso non hanno risposte. Quindi l'Informa Giovani è una delle tante attività che questo forum porterà avanti nel corso del biennio. Con l'Informa Giovani poi ci sono anche altre attività che porteremo avanti, ci sono attività di tipo ludiche che dicevamo in precedenza, che nel corso di questi mesi abbiamo capito, anche toccando con mano, che sono quelle che coinvolgono di più i ragazzi. Noi partecipammo a ottobre al Forum Day che si è tenuto a Capaccio Pestum ed è stato organizzato dal Forum di Capaccio Pestum, che è un evento organizzato dal Forum, dal coordinamento provinciale, una volta all'anno, in cui si discute del tema delle politiche giovanili. E parlando con esperti del settore, con le associazioni predisposte come Moby Dick, abbiamo proprio individuato questo problema. Oggi le esigenze dei giovani sono cambiate, anche la politica giovanile è cambiata, non è più la politica di tanti anni fa. Noi abbiamo comunque un'età, abbiamo 24-25 anni, quindi magari non conosciamo la politica degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, però viviamo di fatti e di racconti. E le esigenze dei giovani sono cambiate perché oggi i giovani cercano l'area food, lo sport, la musica, tutte cose che possono aggregare e volte il divertimento, mentre magari in anni passati anche alcuni temi che stiamo trattando, come i temi che accennava Salvatore, legati al lavoro, all'occupazione, temi che riguardano le politiche sociali, non sono più seguiti come magari potevano essere seguiti 30 anni fa, temi che comunque erano attuali e che facevano anche nascere un confronto poi tra chi la pensava diversamente. Questo perché uno spunto in generale, parlando di a 360 gradi di politica, è anche cambiata la concezione della politica. Oggi c'è stata questa evoluzione dove in molti paesi, ma anche in molte città, l'abbiamo visto anche a Battipaglia, vincono le liste civiche. E questa evoluzione c'è stata anche in tema di politiche giovanili, perché magari 30 anni fa sia a livello di politica dei big ma anche a livello di politica giovanile un giovane si faceva le ossa nelle sedi di partito, cosa che adesso non ci sono più, che ora non esiste più. Era una palestra che faceva crescere i giovani sia neanche tanto ideologicamente ma anche singolarmente, potevano arricchire quello che è il loro bagaglio culturale, cosa che oggi non succede. Per esempio un tema come l'autonomia differenziata, che è un tema che oggi in Italia, di cui se ne parla molto, 7 giovani su 10 non sanno neanche cos'è, chi l'ha proposta, quali sono i pro e quali sono i contro. Oggi è cambiata anche a livello giovanile e il forum, come diceva Salvatore, è questa palestra, questo strumento con la quale possiamo portare le istanze dei giovani e farci da tramite tra i giovani e l'amministrazione.
Tra le tante attività che abbiamo proposto, come detto, ci sono state attività ludiche, ci sono state attività inerenti al tema del lavoro, dei workshop che si sono tenuti nelle varie scuole superiori, ma anche un convegno che si è tenuto presso il comune di Battipaglia, la sala vicinanza con la società, la SPA Generali, che ci ha contattato, aveva a disposizione del personale, doveva inserire del personale nell'organigramma, nell'azienda, e ha voluto tramite il forum dei giovani un incontro a 360 gradi con i ragazzi. Insomma, di considerazione importante, seppure voglio dire, le aziende, gli imprenditori tengano conto di questa realtà. Voi avete una sede al comune, al municipio? Sì. Sì, noi abbiamo una sede al quinto piano, accessibile tutti i giorni, chiaramente oltre il sabato pomeriggio e la domenica, negli orari comunali dove ci incontriamo, nei limiti, e dove appunto mettiamo giù queste proposte da poi offrire alla cittadinanza. Piero? Ma io volevo sapere da entrambi, innanzitutto, con la memoria storica della città, perché io credo che quello che c'è da sottolineare è che questa città dimentica troppo spesso le origini. Allora io vi propongo, questo lo rivolgo a Iannone, cosa cercherete di fare per legare il vostro impegno, che è rispettabilissimo ed anche incisivo, rispetto alla memoria storica della nostra città, spesso dimenticata, perché i giovani non sono a conoscenza delle tradizioni e di quello che è stato Battipaglia negli anni. O spesso si dice che Battipaglia non ha storia, non ha cultura. E forse una giustificazione. Ecco. Allora, io sono contentissimo di questa domanda perché io ho frequentato le De Gasperi come scuole elementari e ricordo con la maestra Elvira Borrello che appunto avevamo dedicata proprio un'ora di storia di Battipaglia. Questo discorso poi è proseguito anche alle Fiorentino, perché poi divennero istituto comprensivo con le De Gasperi, e ricordo di aver studiato le comprese, di aver studiato parte della storia di Battipaglia, di come sì, nata nel 1929, ma già da prima vi fossero sul territorio, che non era del tutto bonificato, delle popolazioni indigene. Addirittura ad Eboli, per esempio, è presente il Museo Archeologico Nazionale, sì, nel quale museo c'è parte della storia non solo di Eboli, ma anche di Battipaglia e di Olevano sul Tusciano, che rileva delle presenze etrusche e addirittura, come dire, precedenti. Infatti a Eboli c'è addirittura uno scheletro di 400-500 anni fa rinvenuto a Battipaglia. Ecco, per esempio. Non so se l'hai visitato. No, lo scheletro non ho avuto modo, però c'è stato scritto anche un libro, riguardo sempre reminiscenze di qualche anno fa, quando ero un pargolo, abbiamo avuto modo di assistere alla presentazione del libro Il mostro del Tusciano, proprio perché dagli argini del Tusciano furono rinvenuti i resti di popolazioni antiche, quindi non è vero che Battipaglia non ha storia, certo. È stata istituzionalizzata e riconosciuta solamente nel 1929 ed è nata appunto, si è distaccata dai comuni di Monte Corvino Rovella, di Ponte Cagnano, di Eboli, volevano sul Tusciano, certo, dopo, insomma, i comuni confinanti dopo solo il 1929. Allora voglio rivolgere un'altra domanda ora, per par condicio, a buon Nicola, Paladino e non Palladino. Chiariamolo ancora una volta. Ecco, rispetto alla politica, che è stata e la politica che c'è, questo è stato un grosso passo in avanti, perché erano 10 anni che il forum non c'era più. Forse c'è stato anni fa, non ricordo quando, il sindaco dei ragazzi, sì, ma tutto sommato attenzione verso i giovani ce n'è stata poco. Ora, io credo, tu come presidente del forum, lancio una provocazione, non sarebbe opportuno contribuire ad una pubblicazione sulle origini di Battipaglia, sulla politica di una volta, sulla politica di oggi, facendo tesoro di questo e proiettandosi verso il futuro? E poi ti volevo chiedere, come giudici questo decremento proprio della popolazione? Noi oggi siamo scesi sotto i 50.000 abitanti
E ahimè, questo significa perdere anche dei fondi, perché non abbiamo più un certo tipo di fondi. Prego. Allora, provo a rispondere a tutto in ordine. Allora, per quanto riguarda la politica lontana dai giovani, che c'è stata battipaglia, come diceva anche prima Salvatore, la storia del forum è una storia un po' travagliata. Nel senso, il primo forum è stato istituito, mi sembra, nel 2012, amministrazione Santo Mauro, e non ricordo bene ora quanto è durato, però mi sembra un annetto. Poi le nuove elezioni si sono tenute nel 2014, dove all'epoca mi sembra c'erano i commissari, ma non è mai stato un forum operativo ed esecutivo, non è mai programmato. Non è mai stato decollato. Non è mai stato programmato. Le elezioni, non è arrivata la programmazione dei consiglieri, quindi non è divenuto effettivo. Quindi non si è mai riunito, non ha fatto. Non era proprio istituzionalizzato. Quindi da parte nostra c'è stata una grande difficoltà, perché per esempio il giorno delle elezioni, il 10 luglio, ho un ricordo bello, venne un ragazzo per votare, un ragazzo di 33 anni, che poteva votare per qualche mese, a discrepanza di qualche mese, perché avrebbe dopo due mesi compiuto gli anni e lui mi disse una cosa, mi disse: io l'ultima volta che ho votato per il forum dei giovani, ho votato quando sono entrato nell'età per farlo. Quindi era passato un bel po' di tempo, no? Diciamo, quindi c'è stato un salto di generazione, ma anche la nostra generazione, il forum, non sa effettivamente cos'è e quali compiti ha. Quindi c'è stata una difficoltà sin dall'inizio, anche per noi che lo facciamo attivamente, che comunque, non avendo magari un punto di riferimento con cui interloquire, non abbiamo neanche avuto modo di come ambientarci all'interno della macchina amministrativa, anche per fare determinate attività o manifestazioni. Abbiamo comunque avuto l'aiuto dell'amministrazione, dell'assessore Francesca Giuliano e del delegato al forum Lorenzo Forlano. Però, come detto, è stata comunque una cosa nuova anche per noi, e i primi mesi sono stati un attimo mesi di assemblaggio. Per quello che diceva Piero, per quanto riguarda la lontananza che i giovani hanno dalla politica e in merito anche alle origini storiche di Battipaglia, io penso che tra i giovani attualmente c'è anche un disinteresse, nel senso, non c'è senso di appartenenza, manca il senso di appartenenza verso la propria terra in generale. Io che vivo Battipaglia tutti i giorni posso anche dire verso Battipaglia, non c'è più la volontà o la voglia di difenderla, anche quando se ne parla male. Purtroppo vengono evidenziati solo i difetti, gli aspetti negativi che ha questa città, quando io in realtà è una città che ho sempre amato, e faccio parte del forum, mi sono candidato anche per questo, ho sempre seguito la politica locale, mi è sempre piaciuta, e quindi ho deciso per i giovani di mettermi in gioco. Ci sono comunque, Battipaglia ha una storia, come diceva lui, a vari avvenimenti storici. Io ieri per esempio guardavo dei filmati su YouTube di due avvenimenti che hanno segnato la storia della nostra città, uno riguardante il sindaco Lorenzo Rago, la scomparsa di Lorenzo Rago, e l'altro il 9 aprile del 69, quando c'è stata la rivolta che ha portato via comunque due nostri concittadini. Ecco, a tal proposito, ricordiamo queste due persone che hanno pagato con la vita, voglio dire, dovrebbero essere ricordate forse in maniera più evidente. Speriamo che magari proprio voi, che siete giovani, infatti, date l'input per avviare anche questo tipo di iniziativa. Porteremo anche delle proposte nella prossima assemblea, ancora in fase di elaborazione, infatti non è neanche conosciuto da loro, però avevo intenzione di portare proprio all'interno della prossima assemblea una manifestazione legata a quelle che sono le origini di Battipaglia, sempre inerente poi ai giovani, una cosa che possa coinvolgere tutti e che possa piacere anche ai giovani. Per quanto riguarda il problema, il fenomeno negativo che c'è sul decremento della popolazione, noi da qualche mese, mi sembra da un netto a questa parte, siamo scesi sotto i 50.000 abitanti.
Questo è un problema che è una colpa che non darei neanche tanto alla città, perché dappertutto oggi anche mantenere un figlio è un costo eccessivo. Magari negli anni 40, negli anni 50, io vivo sempre dei racconti dei miei nonni, i figli comunque avevano un'altra utilità per la famiglia, anche per una questione lavorativa. Ricordo, scusi, tu quando sei nato? Nel 1999. 1999, devi sapere che nel 90 Battipaglia fu proclamata una delle 100 grandi piccole città ad avere maggiore espansione. Voglio dire, Battipaglia era un po' il punto di riferimento di tutto l'entroterra, venivano tutti verso Battipaglia per trovare. Poi c'è stata la crisi dell'industria e varie crisi che hanno portato a questo decremento. La gente è ritornata ai paesi d'origine. Infatti Battipaglia era un punto strategico anche per il trasporto ferroviario. Si diceva, cioè il classico detto, a Battipaglia si cagna, perché si cambia a Battipaglia? Perché la ferrovia era... o va verso la Calabria o verso la Basilicata. Senti, la gente veniva a Battipaglia per mangiare la sfogliatella di Battipaglia. Erano tradizioni belle che oramai, oggi vedere quel nodo, vedere quel nodo ferroviario, mi fa tanta tristezza. Ecco, fermati sul nodo ferroviario, andiamo per qualche istante in pubblicità e poi ritorniamo in studio e parleremo ancora di Battipaglia. Siamo ritornati in studio, puntata di Fatti e Dintorni, per chi non ci ha visto nella prima parte, stiamo parlando di Battipaglia e nel specifico del Forum dei Giovani. Ecco Rocco, il giornalista Rocco, si era fermato su questo input importante che è la stazione di Battipaglia, lo scalo ferroviario importante, prima c'era la tradizione di venire a mangiare la sfogliatella qui, si è un po' perso, forse anche dal punto di vista commerciale, Battipaglia non è più come anni fa. Volevo chiedere ad entrambi, decidete voi chi vuol dare per primo la risposta. Prima parlavamo anche dello sportello Informa Giovani. Ci sono esigenze, vi chiedono di parlare di attrattive, o il problema di Battipaglia può anche essere per i giovani quello di cercare un'occupazione? Sì, allora le esigenze dei giovani legate all'occupazione, diciamo, non sono esigenze, non sono istanze, almeno per ora, portate all'attenzione del forum. Sì. Diciamo che i giovani, noi prima di essere rappresentanti dei giovani e farlo attivamente, siamo comunque anche noi giovani, e le esigenze che noi vogliamo per Battipaglia sono anche le esigenze che andiamo a cercare magari altrove il sabato sera. Quindi sono esigenze legate comunque a posti di aggregazione all'interno, certo, della città, che possano far passare comunque una sera diversa dalle altre. Ora per esempio in molti giovani, in molti miei amici anche, non sono più proiettati a stare a Battipaglia anche durante le festività, ma si spostano comunque in comuni limitrofi come Salerno, come Cava, che sono considerate oggi le nuove città dove c'è più movida, dove c'è, diciamo, più movida sicuramente, ma è sempre legata a una questione secondo me di esigenze, perché come ho detto anche prima, i giovani cercano poche cose, cercano l'area food, cercano la musica, e sono cose che in questi comuni troviamo, perché hanno comunque un... Forse si è puntato pure, insomma, no? Sì, sicuramente. Quindi io penso che l'esigenza principale per i giovani, almeno da quello a cui che ci riferiscono, certo, è questa qui. Quando si parla di occupazione, chiaramente è un tema abbastanza complicato. Complesso. Noi come Forum dei Giovani possiamo spingerci a cercare di capire quali sono le realtà battipagliesi che hanno bisogno di acquisire personale in un determinato periodo di tempo dell'anno, come ad esempio è successo con la società
generali. Generali, e ci auguriamo che magari grazie a quell'incontro avvenuto all'interno della sala vicinanza magari ci sia qualcuno che possa fare carriera all'interno di quella compagnia, certo. Perché poi è stato anche un momento in cui i giovani c'è stata partecipazione, c'è stato anche qualche curriculum che successivamente è stato inviato da parte dei giovani che hanno partecipato a questo convegno. Quindi noi nel nostro piccolo possiamo, non possiamo spingerci oltre a questo, però già per noi un ragazzo che ha partecipato a questo convegno e che in seguito ha inviato un curriculum e che magari può fare carriera all'interno di quella società, per noi può essere solo come una vittoria, assolutamente, fa solo piacere. Che si può fare? Questo, e poi aggiungo anche questo, cosa si potrebbe fare per insomma attirare i giovani, creare se possibile anche una movida sicura in centro e quant'altro? Questa è stata una questione, diciamo, una vexata question, sì, oserei dire, della quale abbiamo avuto modo di confrontarci sia direttamente in assemblea del forum, in consiglio di forum, sia che proprio ho avuto modo io di analizzare durante un evento che si è tenuto, mi sembra il mese scorso, qualche mese fa comunque, per i 10 anni dell'associazione Civica Mente, dove abbiamo avuto una tavola di confronto congiunta su diverse tematiche, tra cui anche turismo e commercio. Perché Battivaglia risente fortemente di questa cosa, quindi vado per gradi. Inizialmente i lavori del forum si sono incentrati anche sul problema Via Italia, fondamentalmente, perché Via Italia il sabato sera diventa teatro di risse urbane, diciamo, di un po' di scompiglio, dovuto al fatto che, come dire, ci sia poca attenzione alla tematica sicurezza, secondo noi, e noi abbiamo sollevato questa problematica. Per quanto riguarda invece la questione turismo e commercio, che chiaramente è strettamente collegata, perché come dire, è un circolo vizioso che si va a creare, se non c'è sicurezza nel centro cittadino succede poi che l'imprenditore che ha attività di bar o attività di ristorazione si ritrova anche in difficoltà con questo. Chiaramente l'appello è sempre a consumare Battivagliese e a far uso di queste cose, però laddove proprio mancano, e qui come forum deve essere la nostra sfida, e non solo come forum, come diciamo stimolo che possiamo dare, laddove mancano le condizioni dobbiamo cercare di fare in modo di crearle. Certo. Per esempio durante quel tavolo di confronto io mi sono concentrato sulla chiusura della Benetton. Dicono per scelte aziendali, però comunque diciamo è una perdita sul commercio, che non è solo il commercio della movida, ma il commercio dedicato al settore manifatturiero, al settore di abbigliamento, per la quale Battivaglia ha perso, perché evidentemente anche dai paesi limitrofi non vengono più a spendere a Battivaglia, preferiscono andare a spendere a Salerno, andare a spendere a Cava dei Tirreni, che è diventato un polo, la chiamano la Svizzera d'Italia, perché? Sì. Perché è diventato un polo commerciale molto importante sulla provincia, e io credo che le potenzialità e le possibilità ci siano. Non voglio guardare Cava, la uso chiaramente come modello virtuoso, però noi possiamo puntare a questo e dobbiamo, anzi, per forza di cose, puntare a questo, a diventare una realtà commerciale importante. Dal punto di vista demografico siamo quasi là. Lì, siamo sui 50.000 abitanti. Noi però siamo scesi, probabilmente loro sui 50.000 si sono fermati. Sì, però. E poi sembra attrattiva, sarà strano, però sembra che sia così. Sì, perché molti concittadini preferiscono, anche io spesso esco a Cava il sabato sera, preferiscono uscire a Cava o a Salerno. Certo. Io non vedo perché Battivaglia non possa essere leader anche della movida. Certo, almeno insomma in una parte a sud. Bisognerebbe usare di più. Noi come forum proviamo ad usare, vero Nico? Certo. Dopo ci direte che iniziative state mettendo in campo. Piero, Io voglio fare una domanda anche a te, poi l'amministrazione comunale dopo un po' di mesi non sarebbe tempo che entri nel merito con loro? Non so se ci sono degli incontri, questo lo chiediamo a voi due, se ci sono degli incontri specifici, se c'è anche una progettualità per portare avanti. È una volontà. È una volontà per portare avanti nel tempo delle iniziative, perché se no
sembra quasi che loro ci sono, sono pronti, hanno entusiasmo, ma manca l'anello che può rappresentare, penso, solo l'amministrazione comunale. Tra l'altro, dicevamo prima, a telecamere spente, che anche dal punto di vista economico voi non avete grossi fondi e quindi non siete nemmeno autonomi, giusto? No, no, noi abbiamo un capitolo di spese, abbiamo avuto questo capitolo di spese nell'anno passato, questi soldi che abbiamo investito per fare delle nuove attività, e ora, come detto, abbiamo nuovamente dei fondi finanziati per l'Informa Giovani. Ecco, per ora. Ma io gli volevo soprattutto dire questo: è vero, se l'amministrazione dà un segno tangibile, ma soprattutto in programmazione, sì, perché grande volontà, grande abnegazione, veramente questi ragazzi sono stati encomiabili. Certo. E anche io ho seguito un poco quando ci sono state le elezioni, la partecipazione è stata veramente soddisfacente. Massimo. Allora io lancio un'altra sfida. Noi alle nostre spalle abbiamo il Castelluccio, ecco, di Battipaglia. Che cosa voglio dire? Il Castelluccio di Battipaglia, si voglia o non si voglia, rappresenta l'elemento portante di questa città, il simbolo. Ora io non lo so, il Castelluccio è stato riammesso a nuovo, è stato abbellito. Però non vedo che rappresenti il vero simbolo. Dico pure ai ragazzi, anche un concorso sulla storia del Castelluccio, perché questo Castelluccio si parla del 1200, allora c'è da fare molto. Ecco, creare una tradizione su cose tangibili e non su chiacchiere, perché di chiacchiere negli anni, consentimi Paolo, ne ho sentite tante. Ecco, attraverso il simbolo disegnare proprio il futuro di Battipaglia, perché Battipaglia ha bisogno di questo, capire dove vogliamo portare questa città. Certo. Allora Nicola, noi diciamo work in progress, perché siamo, no, non dico niente, allora tra ma non tra poco ci darete. No, ma diciamo che allora prima mi hai lanciato, sì, diciamo, una sfida in quelle che saranno le attività. Sì. Piero mi ha lanciato la sfida del Castelluccio. C'è un anello di congiunzione, insomma, work in progress. Allora, sì, per quanto riguarda il Castelluccio, io sono totalmente d'accordo. Per me è un grande simbolo della città, è il simbolo principale della città di Battipaglia, e su questo non ci piove. Deve essere valorizzato, infatti noi tra le varie attività che poi proporremo, nelle scorse settimane abbiamo partecipato ad un incontro con il coordinamento provinciale, che sarebbe il forum dei giovani di tutta la provincia di Salerno, che quest'anno vuole organizzare il Forum Day, di cui parlavo prima, che è l'evento che si organizza annualmente, che coinvolge tutti i forum della provincia di Salerno nell'area centro, perché il coordinamento provinciale è strutturato in tre aree: c'è un'area sud, un'area nord e un'area centro. Battipaglia fa parte dell'area centro, quindi l'idea era quella, appunto, noi ci siamo candidati come città, come forum, per ospitare questa sì, grande manifestazione, che poi va a richiamare vari esponenti politici comunque di spicco, varie associazioni giovanili, vari forum. E siccome siamo candidati ufficiosamente, poi chiaramente la scelta verrà fatta questa da... Questa è la chicca. Sì, questa è la chicca. La scelta verrà fatta dal coordinatore. Adesso ce lo svela il progetto, quale piano piano. Il nostro piano diabolico per le politiche giovanili. La scelta verrà fatta poi chiaramente dal coordinamento provinciale. Ci sono vari comuni dell'area centro che si sono candidati, però noi vorremmo organizzare, se possibile, questa attività proprio sul Castelluccio, per valorizzare. Quindi un evento, sto capendo bene, sì, un evento, un'iniziativa che duri pure nel tempo. Per ora è una manifestazione che poi, sì, andrebbe a durare alla fine il sabato e la domenica. Un weekend. Un weekend, che però mette di Battipaglia, ottobre,
mette Battipaglia, ma soprattutto in questo caso il Castelluccio, al centro della provincia di Salerno in quei due giorni. Poi per quanto riguarda le iniziative prossime che andremo ad affrontare, innanzitutto io mi ricollego anche alla questione che Piero mi diceva, sì, storica. Noi parliamo di questa cosa da ottobre, da novembre, veramente da tanto tempo. Volevamo portare di nuovo a Battipaglia un remake di quella che era un tempo la città dei ragazzi, che mi sembra l'ultimo. Noi ne abbiamo parlato tre puntate fa. Due puntate fa. Tra l'altro io non svelo niente, io sono molto legato alla città dei ragazzi perché ho partecipato, ero con un'altra collega, anzi che salutiamo, Antonella Napoli, che adesso da tempo lavora a Roma, eravamo i due addetti stampa della manifestazione e stranamente, lo dico io tra virgolette, qualsiasi, forse in quel periodo ci ha assistito qualcuno, non lo so, ma qualsiasi iniziativa che si facesse lì veniva proiettata a livello nazionale. Infatti mi parlo anche, sì. Non lo dico per presunzione o quant'altro, Piero ce ne darà atto, secondo me è stato un episodio più unico che raro. E dico ancora di più, non ce ne voglia Gubitosi, ma all'epoca si stava concretizzando un accordo con loro perché Gubitosi aveva intuito che se la manifestazione fosse andata avanti nel tempo, cosa che poi non è stata per alcune vicissitudini, sarebbe potuto essere un concorrente diretto del Gilfoni Vive. Sì, infatti. Quindi, se si ripiglia simile, non simile, con le variazioni, probabilmente può essere un progetto utile per le nuove generazioni. Noi vogliamo riprenderlo, anche perché chiaramente è un progetto che si fa riferimento agli anni 90, quindi noi purtroppo non abbiamo potuto viverlo. Però io personalmente nel corso degli anni, anche nel corso della mia adolescenza, soprattutto nel periodo estivo, che è poi il periodo in cui i giovani hanno maggiori esigenze dei periodi invernali, dei periodi morti, in cui veramente non si sa dove andare, pure come passare il tempo. Ho visto più volte nel corso degli anni manifestazioni del genere attinenti a quello che era il tema della città dei ragazzi in varie zone della provincia di Salerno, anche comuni limitrofi. Siccome ora c'è un organo che è il Forum, ci siamo detti perché non organizzare una cosa del genere a Battipaglia. Diciamo pure che qualcosa, scusate se vi interrompo, ma è la realtà, qualcosa è stato rifatto in breve proprio dalla moglie di Carmine Battipede nella villa comunale di Via Domodossola, però voglio dire, erano iniziative che poi nel tempo, non dico che si sono perse e duravano pochi giorni, insomma, quindi veramente ci vorrebbe un'organizzazione degna di questo nome per rilanciare questo tipo di progetto, che era valido allora, penso che con le varianti, visto che è cambiato il mondo della comunicazione, gli adolescenti hanno altre esigenze, però potrebbe anche essere il modo per farli scoprire, e qui mi allaccio a quello che diceva Rocco prima, magari la storia di Battipaglia e quant'altro. Ma infatti è un progetto che parte da lontano, anche perché una delle prime, il luogo di collocazione dove noi abbiamo pensato, innanzitutto il periodo è fine luglio, il luogo è la villetta in via Belvedere. Come si può notare, anche in questo periodo è in corso la ristrutturazione del campetto di Pallacanestro. Noi come Forum ci siamo attivati da ottobre, da novembre, per richiedere all'amministrazione, che poi è stata disponibile, nel riaggiustare quel campetto per poi essere un investimento per l'estate. Un campetto, noi avevamo parlato con varie realtà della zona che volevano quindi collaborare alla ristrutturazione di questo campetto, e l'idea nostra principale era quello di intitolarlo a una giovane ragazza che purtroppo è scomparsa qualche anno fa, ed è Maria Rosaria Santese, che più volte era comunque una ragazza
molto molto attiva molto nell'ambiente, presente, molto, e quindi la nostra idea per ricordare anche una nostra sorella, una ragazza che comunque ci ha lasciato troppo presto, era quello di dedicare questo campo a Mary. E poi successivamente mettere all'interno di questi 3 giorni anche attività oltre allo sport, alla pallacanestro, che poi a livello sportivo è quello che dovrebbe essere il fiore all'occhiello. Infatti noi avevamo pensato a un'affiliazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, anche per attirare gente non solo dalla provincia di Salerno, ma gente da tutto il panorama nazionale. In questo modo a Battipaglia in quei giorni comunque l'economia gira, perché chiaramente chi viene da fuori ha esigenze come mangiare, dormire, e quindi in quel periodo dove magari molte persone vanno in vacanza fuori dalla Campania, fuori dall'Italia, vengono a Battipaglia e fanno lavorare anche i nostri imprenditori. Lo accennavamo prima con Rocco. Domanda secca: l'amministrazione è presente? Volete fare voi qualche richiesta più precisa? Volete l'apporto, prima citavate il consigliere Ventriglia, insomma, che è il delegato insieme a qualcun altro, volete che partecipino di più, o invece, voglio dire, c'è la giusta attenzione già? Allora, noi ci siamo trovati in un periodo, come ricordava il coordinatore Nicola, di partenza, che chiaramente ci ha fatto, più che con l'amministrazione politica, io sì, intendo con l'ente comunale tout court, cioè nel senso, noi ci siamo dovuti confrontare da giovani anche con gli uffici tecnici, con diverse procedure amministrative, delle quali prima chiaramente non eravamo a conoscenza, e quindi l'inizio diciamo è stato traumatico, perché abbiamo dovuto far nostre procedure che non conoscevamo. Adesso credo che come anche la giusto macchina che si è avviata, la macchina si è avviata, come anche giusto che sia, stiamo camminando sui nostri piedi, sulle nostre gambe, insomma. Quindi, stiamo lavorando, stiamo cercando di dare il massimo, perché noi riteniamo importante che sempre più giovani di questa città vengano a conoscenza di questo importante organismo di partecipazione, perché ripeto, molti ragazzi non sanno nemmeno di che cosa si tratti, e quindi io vi ringrazio proprio per questa occasione di divulgazione che ci date, insomma, visibilità televisiva non è da tutti i giorni, e quindi anche per questo è importante che siano proprio i ragazzi, i consiglieri del forum, a fare le politiche giovanili. Non c'è ingerenza chiaramente dall'amministrazione, quando occorre, io ho visto molto, molto disponibili tutti per un consiglio, che sia maggioranza o opposizione. Menzione d'onore chiaramente alla Picciariello, che c'è sempre. Carmelo, di fare un po' da collante. Sì, insomma. Sì, ci aiuta. Rocco, ci arriviamo verso la conclusione. È giusto arrivare alla conclusione. Io spero che tutti questi sassolini che abbiamo lanciato, parecchi, colgano nel segno, anche perché io ritengo che i ragionamenti che stiamo portando avanti sono tutti costruttivi al 100%. Certo. Bisogna però trovare l'interlocutore. In primo piano l'amministrazione comunale, affinché possa sviluppare una programmazione seria e duratura sul territorio. Se non c'è nient'altro da aggiungere, possiamo anche fermarci qui con l'appello, lo lancio io, insomma, che il vostro lavoro sia proficuo, che ci sia collaborazione con l'amministrazione comunale e anche con la parte buona della città, perché magari ci può anche essere qualche imprenditore che ha voglia di investire qui a Battipaglia, e gli interlocutori potrebbero essere. È stato il caso delle generali, ecco, che sì, certo. Nel nostro piccolo, io spero, innanzitutto ringrazio voi per lo spazio che ci avete dato oggi. Io spero che il nostro forum possa essere il primo dei tanti, cioè quello che ho detto anche il giorno della proclamazione e della prima assemblea. Noi abbiamo 2 anni, in 2 anni non è possibile effettuare un lavoro enorme, però possiamo mettere la base di poi successivi forum che andranno a nascere. Io spero che appunto Battipaglia torni ad essere quella di un tempo, e il nostro compito chiaramente sarà sempre quello di creare
come anche detto tu, le condizioni affinché gli imprenditori della zona possano investire. Rocco, se non c'è nient'altro, chiudiamo qui. Io giusto un saluto molto veloce a mia nonna Rosaria, che mi segue sempre. Quindi salutiamo nonna Rosaria. Abbiamo anche la terza età che ci segue. Sì. Allora, chiudiamo qui questo appuntamento di fatti e dintorni, e nel frattempo vi do appuntamento alle nostre edizioni sia di Speciale TG e dei TG quotidiani. Arrivederci da Sacobad, la tua nuova casa ti aspetta in via Cupa Filette a Battipaglia.